Il Movimento per la Vita di Fano ha organizzato al Centro Pastorale Diocesano un convegno sulla sterilità di coppia. All'incontro interverranno diversi esperti del settore per parlare di prevenzione, stili di vita, diagnosi e terapie. Dottoressa, quali sono i comportamenti a rischio della fertilità femminile? La infertilità in questi ultimi anni sta diventando un'emergenza sociale, purtroppo poco studiata, poco praticata. Oggi bisogna fare prevenzione sull'uso dell'alcol, del fumo, delle droghe, delle sostanze dopanti e soprattutto sul cattivo uso della sessualità, comportamenti sessuali, la promiscuità e l'inizio precoce dei rapporti che predispongono alle malattie sessualmente trasmesse, oggi poco valutate, sottostimate, sottodiagnosticate, che però creeranno problemi grossi nelle donne e anche negli uomini. Quindi bisogna lavorare soprattutto come medici, ma anche come operatori sanitari, proprio vigilando, educando il paziente a rendersi conto che questi comportamenti, in primis il fumo, ma anche l'alcol e le malattie, possono provocare alterazioni gravi. In particolare il fumo altera la produzione di cellule femminili e anche così l'alcol, ma anche l'esposizione a inquinanti e le malattie invece infettive chiudono le tube e provocano processi infettivi sull'utero. Durante il suo intervento ha parlato anche di un metodo diagnostico. Di che cosa si tratta? Sì, da oltre 50 anni si stanno studiando, esistono questi metodi diagnostici per la fertilità umana. Vuol dire che tutte le donne, quindi le coppie, possono far su di sé proprio avere la consapevolezza della propria fertilità, conoscere il proprio ciclo ovarico. Questo è molto importante per regolare le gravidanze, quindi per evitare e distanziare le gravidanze, ma anche per ricercarle. Abbiamo molti studi proprio sull'aiuto che diamo alle coppie più fertili, quindi è molto bello che in un centro anche sul territorio, a Lucrezia, ci sia proprio accanto all'andrologo e alla ginecologa un insegnante dei metodi naturali, perché a volte le donne, semplicemente conoscendo il proprio ciclo, possono mirare i rapporti, gli incontri sessuali e magari concepire più facilmente. Ecco, dove si trova esattamente questo centro? Questo centro è a Lucrezia, è un centro medico San Giuseppe e c'è questa equipe, questo team di esperti aiutati proprio dall'insegnante, dalla maestra di fertilità che aiuta proprio le donne a prendere consapevolezza di questa preziosità. Il Movimento per la Vita ha organizzato questo incontro. Innanzitutto, di che cosa si occupa il Movimento? Il Movimento per la Vita è un'associazione a carattere nazionale. Nasce in Italia circa 40 anni fa e come invece associazione locale abbiamo circa 20 anni, 18 anni. E la motivazione di questa associazione è fare cultura nei confronti della vita, quindi promuovere e difendere la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Invece l'obiettivo proprio di questo incontro qual è? Allora, se la motivazione del Movimento per la Vita è proprio promuovere e difendere la vita, penso che parlare di sterilità di coppia sia proprio, come dire, rientra nella mission dell'associazione stessa. Perché dentro questo cammino che le coppie si trovano a fare per poter ovviare a questa problematica, spesso la vita non viene, come dire, difesa, valorizzata, perché i percorsi che oggi vengono proposti sono percorsi che a volte tengono, non a volte, ma proprio il percorso stesso, non tiene conto del più debole di questo aspetto, vale a dire il bambino che viene fabbricato in vitro. E non solo viene fabbricato in vitro, ma poi viene soggetto anche a manipolazione, a congelamento, addirittura vengono buttati questi embrioncini e quindi il Movimento per la Vita deve farsi carico. Ideare questo convegno è per poter portare all'attenzione dei medici, che sono le sentinelle, soprattutto i medici di base e i pediatri, che sono le sentinelle sul territorio rispetto a questa problematica,
che un'alternativa è possibile, non c'è solo la PMA. Ecco, c'è un cammino che è altamente qualificato e che è un cammino che non bypassa il problema, perché la PMA non cura nulla, chi è sterile rimane sterile, e l'alternativa invece è la vera cura. Per esempio, noi in Italia abbiamo un istituto che fa cura e ricerca della fertilità, che è un istituto dentro il Policlinico Gemelli, l'ISI, Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI per Ricerca e Cura della Fertilità, che è un istituto di eccellenza, ma che non si conosce. E quindi abbiamo cercato un po' di suonare dei campanellini per riportare all'attenzione questo. Fare informazione fondamentale. Sì, perché l'obiettivo del Movimento per la Vita è fare cultura della vita. Volevo farvi notare anche una cosa, che sono aumentati nel corso degli anni i numeri di cicli effettuati, quindi è aumentato in maniera significativa il ricorso a queste tecniche, ma se andiamo a guardare poi i nati, tutto sommato vedete che la linea è piuttosto piatta, non ha questo andamento in aumento, quindi vuol dire che miglioriamo le tecniche, aumenta l'accesso alle tecniche, ma poi tutto sommato l'efficacia e il risultato finale non è cambiato così tanto. Quali sono i comportamenti a rischio in età giovanile? Ma nel convegno abbiamo parlato dei principali comportamenti a rischio in età giovanile, di come questi impattano con la fertilità, in particolare con la fertilità maschile per quanto mi riguarda, e cioè fondamentalmente il fumo, il consumo di bevande alcoliche, l'uso di sostanze stupefacenti e in particolar modo della cannabis, e infine le infezioni sessualmente trasmesse. Situazioni per le quali appunto i dati evidenziano un significativo incremento dell'esposizione dei nostri giovani, e a fronte di questo dato poco si investe sulla formazione, sull'educazione e sulla consapevolezza di quanto questi comportamenti possano poi impattare sulla fertilità futura e su come la fertilità futura debba essere invece un bene da tutelare per i giovani. Sarebbe bene parlarne anche proprio all'interno delle scuole. Assolutamente sì, c'è bisogno di educazione, c'è bisogno di formare i giovani alla consapevolezza di quanto questi comportamenti a rischio possono in futuro impattare sulla fertilità futura, e più in generale c'è bisogno di fare prevenzione dell'infertilità attraverso campagne mirate rivolte ai giovani e ai giovanissimi, campagne di diagnosi precoce nelle scuole. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di prendersi cura della fertilità sin dalla più giovane età e di tutelarla con la consapevolezza che si tratti di un valore da proteggere. Nella sua relazione ha parlato anche di fecondazione in vitro o terapia della sterilità. Sì, nella mia relazione ho evidenziato quelli che sono le possibilità che la coppia infertile si trova davanti, e cioè da una parte una deriva tecnologica che spinge verso le tecniche di fecondazione in vitro, con tutta una serie di problematiche che riguardano le percentuali di successo, ma che riguardano anche problematiche di ordine medico ed etico. D'altro canto, invece, la proposta di percorsi di diagnosi e di terapia della sterilità, e il messaggio finale è che comunque bisognerebbe sempre in prima battuta cercare di fare i medici, cioè di curare il problema e quindi di individuare le cause che stanno alla base dell'infertilità, di trattare le patologie e di ripristinare così una fertilità naturale. Martino, lei ha parlato di oligomenorrea, ecco, di che cosa si tratta e quale potrebbe essere la diagnosi? L'oligomenorrea è una tipologia di regolarità mestruale consistente in un intervallo intermestruale superiore ai 35 giorni, quindi un intervallo eccessivo che ci fa pensare a una condizione sottostante di alterazione ovulatoria. Ha parlato anche di ovaie policistiche, con le donne che cosa devono pensare, devono preoccuparsi, oppure possono esserci anche delle alternative alla pillola anticoncezionale? Allora, sicuramente non devono preoccuparsi né per la loro salute né per la fertilità futura. Sicuramente è importante riconoscere i quadri di alterazione e attendere un'evoluzione
spontanea del quadro irregolare che quasi sempre nelle donne giovani avviene nel giro di qualche anno, correggendo anche difetti nello stile di vita come può essere l'alimentazione o una carenza di attività sportiva, ma anche un eccesso di attività sportiva. Ma direi che la cosa importante è che ci si chieda come mai la mestruazione irregolare, si dia una risposta e solo in casi selezionati si rende necessaria una terapia estroprogestinica. Le giovani ragazze, quindi 15-16 anni, possono rivolgersi anche a questa età ad un ginecologo? Devono farlo? I genitori si devono preoccupare in tal senso? Certo, possono rivolgersi a un ginecologo, non devono preoccuparsi e soprattutto non devono preoccuparsi delle loro mamme, perché spesso sono le mamme che riversano la loro ansia sulle figlie. È giusto un colloquio con il ginecologo che possa dare essenzialmente consigli sullo stile di vita da mantenere, su un'alimentazione corretta, né eccessiva né carente, ed eventualmente instaurare una terapia. Dottor Marchionni, lei ha fatto delle riflessioni bioetiche, come la fecondazione artificiale risolve i problemi di infertilità? Ma certamente no. Le coppie che si avvicinano a questa tecnologia riproduttiva sono coppie che hanno certamente in alcuni casi ottenuto lo scopo di ottenere appunto un bambino, una gravidanza, ma sterili erano prima, sterili restano. Quindi il tema della risoluzione vera dell'infertilità passa attraverso una corretta diagnosi e eventualmente una corretta terapia. Laddove non fosse possibile la terapia e dove quindi la condizione di infertilità resta, è evidente che questa coppia non potrà spontaneamente, naturalmente generare figli. Ma siamo davvero sicuri che la tecnologia debba per forza entrare in una situazione della vita intima delle coppie a questo modo? Non è forse possibile ripensare un modello di genitorialità che non passi attraverso l'artificialità della generazione? D'altra parte i dati del Ministero, l'ultima relazione è del 29 giugno 2017, reca i dati del 2015-2016, dice che a fronte di circa 112.000 embrioni prodotti nei circa 350 centri italiani, soltanto 12.000 sono stati i bambini arrivati in braccio, un'efficacia dell'11%. Ora, è chiaro che per quelle 12.000 famiglie che hanno avuto un bambino è stato un successo, ma gli altri 100.000 embrioni che mancano all'appello credo che interpellino le nostre coscienze. Parliamo di uteri in affitto, lei ha riportato anche un importante articolo pubblicato sul Messaggero. Qual è, che cosa ne pensa? Nel nostro paese poi è vietato? Certamente la legge 40 vieta questa pratica nel nostro paese. L'articolo a cui ho fatto riferimento è quello pubblicato proprio 2 giorni fa dal Messaggero, in cui si racconta di come l'anagrafe di Roma, l'ufficio di Stato Civile, ha ritenuto di portare all'attenzione della magistratura romana, della Procura della Repubblica, il caso dei circa 250 coppie che negli ultimi anni hanno registrato bambini nati in Ucraina, non risultando che queste coppie siano state in Ucraina per tutto il tempo necessario alla gravidanza. Il forte sospetto è che abbiano aggirato l'ostacolo del divieto della legge italiana e abbiano appunto ottenuto, mediante la tecnica dell'utero in affitto, della madre surrogata, della gestazione di sostegno, ci sono vari modi per definire questa pratica, che a mio parere è una pratica abominevole, che mercifica il corpo della donna, al di là che avvenga appunto mediante pagamento oppure no, ma di fatto lo rende oggetto di una situazione. Teniamo conto che addirittura il sito di questo centro dell'Ucraina pubblicizza i loro servizi a circa la metà del costo che normalmente accade in altre latitudini, circa $100.000 in California, €49.000 in Ucraina. È evidente che non possiamo pensare di banalizzare la generazione di un figlio attraverso la mercificazione in questo modo. Visto che la glicemia comincia ad ondeggiare, cioè, o meglio, voi cominciate ad ondeggiare in virtù della ipoglicemia, cercherò di essere sintetico, lasciando eventualmente al piccolo spazio finale delle domande, qualora ce ne fosse il tempo, qualche ulteriore risposta. Però permettetemi, prima di cominciare, di fare 2 o 3 piccole, come dire, osservazioni fuori di relazione, perché queste 3 piccole osservazioni me le ha stimolate e la relazione appena conclusa di Giuseppe Grande e la domanda di Francesco. Allora, Giuseppe Grande a un certo punto ha detto, dai dati, nella letteratura eccetera, viene fuori che è meglio fare un figlio prima dei 43 anni. Ma va?
No, cioè quelli che hanno i capelli bianchi ricordano quelli della notte, 1983-84. Bene, c'era un tal Catalano che diceva delle ovvietà, di una tale ovvietà che più ovvietà non poteva essere, no? Come anche dopo aver fatto diagnosi e terapia della fertilità aumenta il numero di concepimenti spontanei. Ma pensa, dopo aver fatto diagnosi e terapia aumenta l'efficacia, no? Cosa fantastica. La terza cosa, allora una la devo dire anche a Girolamo, perché lui ha fatto vedere l'anatomopatologo, no? Che è quello che sa tutto, sa fare tutto, ma arriva troppo tardi. Siccome io faccio il medico legale, siamo cugini stretti con gli anatomopatologi, quindi io appartengo a quella categoria. Francesco adesso ha lanciato la domanda: chi è l'uomo? E ha citato Elfie Evans, questo bambino che poche settimane fa è passato a miglior vita, certamente a miglior vita in considerazione dell'ultimo periodo di vita che ha condotto, soverchiato da giudici e medici. Mi colpisce una cosa, che i tre casi che sono giunti all'attenzione mondiale nell'ultimo anno, Charlie Gard, Isaiah, Elfie Evans, provengano da un mondo, qual è quello del Regno Unito, da cui, guarda caso, la prima diapositiva di Giuseppe ci ha fatto partire, 25 luglio 1978, applicazione della tecnologia riproduttiva. Qual è la sensazione che ho? È che probabilmente a quelle latitudini, che si sono presto traslate anche alle nostre latitudini, il valore dell'umano, sia nella fase del nascere che nella fase della malattia gravemente disabile, gravemente compromessa, della disabilità gravemente manifesta, ha assunto un valore secondario, un valore ridotto, un riduzionismo del valore della persona umana. Questa è una riflessione che non avevo pensato immediatamente, ma che mi viene spontanea tra le riflessioni bioetiche che cercheremo di fare. Adesso però vorrei andare con ordine. È stata citata la legge 40, allora qualcosa dobbiamo dire di questa legge, di cui è rimasto veramente poco, anzi mi meraviglio che nessuno della Coscione, dell'associazione Luca Coscioni, abbia pensato di cancellare quella parte della legge, visto che l'hanno cancellata, fatta cancellare quasi tutta, ma abbia pensato di cancellare quella parte della legge che riguarda il finanziamento della ricerca, delle cause che impediscono, perché a questo punto tanto varrebbe cancellare anche quella parte. Però vi faccio solo notare questa piccola escalation. In meno di 8 mesi, e cioè dal 10 febbraio quando è stata approvata al 30 settembre del 2004, avevano già presentato le firme per i referendum abrogativi. In meno di 1 anno e 5 mesi si sono celebrati 4 referendum abrogativi. Credo che sia un record nella storia del nostro paese. Anche le leggi più disgraziate, voglio dire, tutti parlano male della Fornero, della legge che ha portato, viva Dio, qualcuno avesse pensato di fare un referendum e in 448 avrebbe raccolto non 1 milione di firme, forse qualche decina di milioni di firme, specie tra i nati tra il 52 e il 54, no? Che sono quelli che non sono potuti andare in pensione per via della Fornero. Allora, c'è qualcosa che non torna, vuol dire che gli interessi che stanno dietro sono sbilanciati. L'articolo 1 di questa legge diceva una cosa simpatica, peccato che non fosse politicamente corretta. Diceva una cosa talmente simpatica che la traeva da una sentenza della Corte Costituzionale del 1997, e cioè che vanno assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, diceva la legge. Cioè, lo dice ancora veramente la legge. Perché una sentenza del 1997 della Corte Costituzionale, chiamata a dirimere una questione che aveva a che fare con il tema dell'aborto, aveva detto che comunque il soggetto concepito ha dignità di individuo umano, non una dignità subalterna alla madre o al padre, piuttosto che ai fratelli, piuttosto che, ha una dignità autonoma. La legge non ha fatto altro che riprendere quello che questa sentenza del 97 aveva detto. Però non era molto bella questa affermazione in un contesto come quello nel quale ci muoviamo. E poi l'articolo 4, citato poco fa dal dottor Grande, dice: il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo
solo, non anche, solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Allora, cosa abbiamo fatto come sforzi, come Parlamento, Governo, Ministero della Salute e tutti gli accidenti che ci affinché sia possibile rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione? Vi dico solo, vi ricordo soltanto che il 22 settembre 2016 il ministro Lorenzin aveva pensato di fare il Fertility Day. Vi ricordate cosa è successo? Però nessuno sa che il Fertility Day era nato esattamente un anno e un mese prima. Agosto 2015 viene varato dal governo presieduto dal... Non era onorevole, da Matteo Renzi, che quindi, voglio dire, era il ministro, il presidente del Consiglio, che sapeva bene, spero, che cosa varava quel governo, il Piano Nazionale della Fertilità. Nel Piano Nazionale della Fertilità erano dette alcune cose, comprese alcune che avete ascoltato stamattina, circa la prevenzione dei rischi legati alla compromissione della fertilità in età giovanile, dove per giovanile ci siamo intesi essere in quella fascia in cui, abbandonato il pediatra, si passa al medico di medicina generale, mi piace chiamarlo medico di famiglia, più o meno fino per una decina d'anni, no? Diciamo quella fascia di prevenzione prima dell'idea di avere un bambino, almeno in maniera consapevole. E quindi tutto quello che il Piano Nazionale della Fertilità aveva messo in campo, sotto gli auspici poi anche della Società Italiana di Endocrinologia e di Andrologia, non sotto gli auspici di Santa Madre Chiesa o del Vaticano, il solito Vaticano. Quindi cose assolutamente non solo sensate ma anche scientificamente ineccepibili. Agosto 2016, cioè un mese prima del Fertility Day, massacrata la Lorenzin, che magari ne ha altri di motivi per essere un po' massacrata, ma almeno non quello, semplicemente perché toccare il tasto della fertilità è toccare queste lobby di cui andiamo dicendo. E allora cos'è che si è fatto? Si è fatto la demonizzazione della proposta di prevenire le cause di infertilità, dicendo che ognuno facesse come gli pare, tanto c'è la procreazione medicalmente assistita. Allora, la domanda era: che cosa si è fatto per rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione? Stamattina la dottoressa Lulli vi ha raccontato l'esperienza attraverso l'osservazione e la conoscenza della fertilità mediata dai cosiddetti metodi naturali di regolazione della fertilità. Non vi ha fatto vedere questa diapositiva, ve la faccio vedere io. A Pesaro, presso un centro di medici di medicina generale, di medici di famiglia, c'è una stanza dedicata alla conoscenza della fertilità. Qui trovate i riferimenti, si legge male, ma insomma, se volete facciamo presto a trovarli. Qualcuna delle insegnanti del metodo Billings che erano stamattina in aula, lì ricevono le coppie e le donne che vogliono approfondire questa conoscenza con la finalità di ricercare, distanziare ed evitare la gravidanza. In questo caso parliamo del ricercare perché stiamo parlando di questo argomento. Altra cosa che diceva la legge 40 è: chi è che può accedere a queste tecniche? Coppie di soggetti maggiorenni di sesso diverso. Beh, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi 2 o 3 anni, non è così scontato che la legge avesse previsto già 14 anni fa di dire coppie maggiorenni e di sesso diverso. Poi vedremo cos'è accaduto in questi anni, ma insomma, la legge voleva tentare di riproporre una condizione di, virgolette, naturalità nell'approccio procreativo artificiale. Coniugati o conviventi, cioè per avere un minimo di stabilità da dare a questo bambino e non si facessero delle joint venture temporanee per realizzare un bambino, in età potenzialmente fertile, non a 54 anni come la copertina di Vanity Fair ci ha fatto vedere prima, entrambi viventi, viva Dio, per scongiurare il rischio della nascita di orfani concepiti col seme di un soggetto deceduto, come era accaduto prima che la legge vietasse queste pratiche. Era già accaduto nel nostro paese alla fine degli anni 90 che alcuni centri avessero derogato ad una regola comune che la, diciamo così, associazione dei centri di procreazione medicalmente assistita si era data, perché c'erano delle linee guida interne a questo tipo di settore
professionale che si era detto: beh, non facciamo dei bambini orfani fin da prima che nascano, e invece così alcuni avevano fatto. Vi risparmio, ma vi dico solo che questa è una delle poche leggi prima della legge 219 del 2017, quella sulle DAT che stamattina citava il dottor Del Gaiso, era una delle poche leggi che citava espressamente il consenso informato in forma scritta. Poi adesso ci ha pensato la legge 219 con tutti i problemi che creerà questa cosa, ma fino a quel momento, fino al 2017, erano pochissime le leggi che imponevano il consenso informato scritto. Quando noi medici ci sentiamo dire: ma c'è un difetto di consenso, i medici legali rompono le scatole, eccetera, sì, è vero, il consenso va sempre richiesto, ma la forma scritta del consenso prima della legge 219 era riservata a pochissime pratiche: trasfusioni, consenso al prelievo per HIV, sperimentazione, fecondazione artificiale e anestesia. Erano solo queste cinque in cui veniva chiesto esplicitamente la forma scritta del consenso. Adesso, dopo la legge 219, è per tutto. Quindi vi risparmio il contenuto del consenso, vi dico solo che deve essere prospettata alla coppia la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento. Allora, qui la legge fa un peccato di ingenuità clamoroso. Chi ha costruito il proprio business sul fatto di far bambini artificialmente, vi sembra a voi normale che proponga alle coppie? No, dice no, però non venite qui, potete anche andare a fare l'adozione o l'affidamento. Voi capite che, insomma, è un peccatuccio di ingenuità. Si diceva nella legge che non si poteva fare la sperimentazione sugli embrioni, né si potevano produrre embrioni a fini di ricerca, e si diceva che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a 3, e si diceva ancora che qualora il trasferimento dell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione, è consentita la crioconservazione, cioè il congelamento degli embrioni stessi, fino alla data del trasferimento da realizzare non appena possibile. Questo articolo, ho messo alcune parentesi, vi dirò perché, ve lo dico adesso, è stato oggetto del più massiccio intervento demolitivo fatto dalla Corte Costituzionale con sentenza 151 dell'aprile 2009, che ha stravolto il senso della legge, eliminando l'unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a 3, lo vedete in grigio sfumato, e ha eliminato il riferimento al fatto che il trasferimento degli embrioni possa non risultare possibile, e ha lasciato una frase che in italiano non suona nemmeno benissimo, ma voi sapete, la Corte quando taglia non è che può riscrivere, può solo fare dei tagli, deve dire questa parte è incostituzionale, queste righe sono incostituzionali, toglie, e quello che resta è quello che resta. Allora adesso funziona, suona così: le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario. Qual è? Giudizio medico. Poi però vedremo nei fatti cosa accade. E poi dice, una frase che comincia, per grave e documentata causa relativa allo stato di salute della donna, non più forza maggiore, non più, è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi. Non c'è più un limite temporale, quindi ad libitum. Avete visto dai dati che vi ha fatto vedere prima il dottor Grande che c'è stato un incremento di quasi il 20% nell'ultimo anno esaminato dalla relazione, che è il 2016, la relazione è uscita il 29 giugno 2017, degli embrioni crioconservati. Noi attualmente stiamo alimentando letteralmente il numero di embrioni crioconservati nei circa 366 centri di procreazione medicalmente assistita, circa 150 tecniche di primo livello, cioè sostanzialmente inseminazione intrauterina, 200-205 centri, tecniche di secondo e terzo livello, e cioè FIVET, ICSI, da fresco, da congelamento di embrioni o da congelamento e vitrificazione di ovociti. E l'articolo 16
introduce il tema dell'obiezione di coscienza. Al momento il tema dell'obiezione di coscienza nel nostro paese, nell'ordinamento giuridico del nostro paese, è consentito dalla legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza, dalla legge sulla sperimentazione animale, dalla legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, ma per esempio non dalla legge 219 sulle disposizioni anticipate di trattamento. Cosicché ci troviamo in un momento storico-culturale per cui di fronte ad un paziente o ad un, soprattutto ad un suo familiare barra fiduciario che volesse decidere di applicare una disposizione anticipata, il medico diventerebbe obbligatoriamente costretto ad eseguire. Una sorta di esecutore testamentario, scusate il bisticcio di parole, quando siamo di fronte ad una situazione che testamento non è. Perché voi sapete, scusate se prendo questi 30 secondi per parlare di altro, il testamento, quello non biologico, il testamento, quello economico, quando è che funziona? Dopo che uno è morto. Questo invece lo vogliono far funzionare prima che uno muoia. E quindi già la parola testamento non mi piace. Che poi sia bio non vuol dire che per questo è, come dire, no? Ecologico, ok? E poi anche che il medico debba diventare l'esecutore testamentario senza averlo scelto, perché nel testamento uno indica chi è l'esecutore testamentario, no? Ma io non voglio fare l'esecutore testamentario, non ho capito perché lo debba fare. Capite che in che guazzabuglio e in che congerie culturale ci muoviamo? Bene, l'articolo 16 prevede la possibilità di sollevare l'obiezione di coscienza. Allora, siccome ho davanti a me molti medici di medicina generale, la domanda è: avete mai pensato di sollevare obiezione di coscienza a questa norma? La risposta è mediamente no. L'ho fatta magari per la legge 194 perché non condivido l'idea dell'aborto volontario, non ho mai pensato di farla a questo riguardo. Allora vi invito a pensare, i numeri che vi darò fra poco, che in parte ha già anticipato il dottor Grande, fanno pensare allo stesso modo. E così ho anche preparato, è giusto per farvi vedere lo schema, poi chi lo vuole me lo chiede, un modulino per come si fa a presentare l'obiezione di coscienza alla legge 40 e a tutte le sue procedure, non solo alla esecuzione tecnica, ma nessuno di noi mette insieme uova e spermatozoi nel proprio ambulatorio, certo, ma siccome la norma dice esonera il personale sanitario, comma 3, ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente conseguente all'intervento, mi domando se la prescrizione degli ormoni per indurre l'ovulazione non sia procedura necessariamente e specificamente diretta a determinare la procreazione medicalmente assistita. Mi sembra abbastanza logico che lo sia. La legge fa anche un grosso errore, un grossolano errore di chiamare il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie. Le attività sanitarie ausiliarie non esistono più, esistono le professioni sanitarie e quindi nel 2004 esistevano già le professioni sanitarie, quindi è stato proprio un errore del legislatore che ha fatto copia e incolla dalla legge 194 che era del 1978, quando ancora le professioni non mediche erano ritenute ancillari della professione medica. È un errore che potrebbe suonare offesa per i professionisti non medici, ma è un errore, come dire, da penna rossa, nel senso che il legislatore non è così attento a queste questioni. Dovrebbe esserlo, ma non lo è. Bene, i referendum volevano abrogare parti significative della legge, si costituì il Comitato Scienze Vita per la legge 40. Questo? I referendum? Volevano togliere il divieto di compiere ricerche ed esperimenti sull'embrione, volevano togliere il limite di 3 embrioni destinati all'impianto, volevano togliere la frase i diritti del concepito e volevano togliere il divieto di fecondazione eterologa. Buona parte di questi, pur respinti dal voto referendario, perché il 74% degli italiani decise di non andare a votare, confermando così l'impianto della legge, sono stati stravolti giudiziariamente. Qui vedete riportate in maniera sintetica le sentenze, poi se volete, ma insomma non ve le leggo perché sarebbe tedioso, ma in maniera sintetica abbiamo già visto l'intervento di taglio sull'articolo 14, quello del 2009,
è stata introdotta la possibilità della fecondazione eterologa, è stata introdotta la diagnosi genetica preimpianto, vuol dire io faccio gli embrioni, poi prima di trasferirlo lo analizzo per vedere che non sia malato, perché se è malato manco ci penso a trasferirlo, e così abbiamo fatto la selezione degli ammalati, insomma, detto fuori dai denti. Non è passata, meno male, nel marzo 2016 la ricerca sugli embrioni, quelli rimasti, perché si è invocata, guarda caso, da parte della Corte, quella propria sentenza del 97 che diceva siccome il concepito ha dignità di individuo umano non lo posso destinare alla ricerca, lo posso selezionare, gli posso fare la diagnosi genetica preimpianto, ma non ci posso fare ricerca. Ponzio Pilato al confronto era un dilettante. È chiaro che il prossimo ricorso che la Coscioni ha già in animo di fare, se non l'ha già presentato, è quello sull'uterino a fila. Già presentato, ecco. Ero rimasto a che avevano sbandierato che l'avrebbero presentato, l'ha già presentato perché è inevitabile, è la logica conseguenza. Allora mi sono domandato, ma scusate, chi fa le leggi? No, perché eravamo rimasti, quando io ero giovane studente al liceo, che mi dicevano che esiste il potere legislativo in capo al Parlamento, il potere giudiziario in capo alla magistratura, il potere esecutivo in capo al Parlamento, al governo. E questo era una roba che aveva descritto Montesquieu nel Settecento, quindi non una roba dell'altro ieri. Poi a un certo punto, alla fine del Settecento, ci si è inventati la terminologia di quarto potere. Qual è il quarto potere? Quello dei mezzi di comunicazione. Tal Edmund Burke, lord inglese del Parlamento inglese, si rivolse alla tribunetta dei cronisti parlamentari dicendo voi siete il quarto potere, perché in realtà aveva capito che attraverso la veicolazione dei mezzi di informazione, all'epoca parliamo della fine del Settecento, non è che c'era internet, c'erano giusto dei giornali, dei fogli di giornale che venivano stampati, quindi con molta latenza e lentezza, eppure già aveva capito che avevano ben più potere di certe attitudini tradizionali. Oggi di fatto chi comanda il potere giudiziario? Siamone consapevoli. E l'ultimo che conta è il Parlamento, perché il governo decreta d'urgenza, i magistrati sfrondano e tagliano le leggi fatte dal Parlamento, il Parlamento rimane lì un po' ebete a fare, non abbiamo capito bene che cosa. Beh, questa potrebbe essere una simpatica affermazione condivisibile. Vi taglio tutta la parte delle sentenze perché veramente no, non ne possiamo più. L'ultima parte riguarda questo aspetto. Siamo consapevoli che la fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di esseri umani che non nasceranno mai? Ne siamo consapevoli quando una coppia viene nel nostro ambulatorio e ci dice io vorrei fare ricorso o ho fatto ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita? Io faccio le certificazioni per le coppie che scelgono di adottare, devo fare le certificazioni di idoneità fisica all'adozione, io intendo il mio servizio, medicina legale dell'area vasta. Bene, la gran parte di quelle che arrivano a scegliere la strada dell'adozione ci arrivano dopo aver fatto 3, 4, 5 tentativi di riproduzione medicalmente assistita. E mi raccontano di 3, 4, 5 tentativi in ognuno dei quali si sono avuti 3, 4, 5, 10 embrioni. Ok? Che differenza c'è tra questo embrione che non nascerà mai e quello che nascerà? Cioè quando una coppia fa 3, 4 embrioni, o meglio, il ginecologo barra biologo del centro produce 3, 4 embrioni per quella coppia, uno nasce e gli altri non nascono, c'è differenza? Giuseppe ci ha già anticipato qualcuno dei numeri, ve li ripropongo con una lettura secondo quel che penso io. Questa è la relazione ministeriale, l'ultima vigente, stiamo aspettando la nuova ma ancora c'è questa. Se voi guardate, qui ci sono delle percentuali. Le percentuali cambiano a seconda che il conto lo facciamo sui cicli iniziati, sui prelievi effettuati, sui trasferimenti eseguiti. Vedete come cambiano? Parliamo della stessa situazione, la FIVET. Se noi la prendiamo contando il numero di gravidanze ottenute rispetto ai cicli iniziati, piuttosto che rispetto ai prelievi
di ovociti effettuati, piuttosto che al numero di trasferimenti eseguiti, cambia il numero, certo, per forza. Ma guardate un altro passaggio. Questo è il numero di bambini nati vivi nell'anno 2015 a seguito dell'applicazione delle tecniche di primo, secondo e terzo livello. 12.836. Va bene? Teniamo a mente questo dato. Sono nati complessivamente applicando tutti i tipi di tecnica, omologa, eterologa, da fresco e da congelato, primo, secondo e terzo livello, tutto il possibile, 12.836 bambini. Dice sempre il ministro, nel 2015 sono stati formati 111.363 embrioni e di questi ne sono stati crioconservati quasi 35.000, e cioè 5.700 in più in un anno, 5.700 in più in un anno, che come numero è circa la metà di quelli nati, perché era 12.000, vi ricordate? Pari al 19,9%, quindi intanto abbiamo congelato il 20% di embrioni in più, ne abbiamo prodotti un 1% in meno, 111.364, ma ne sono nati 12.000. E guardate ancora, incredibile, la gran parte delle fecondazioni artificiali la facciamo trasferendo solo due embrioni. La legge diceva massimo tre, apriti cielo, è successo il finimondo, referendum per cancellarlo, non è andato bene il referendum, sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il numero di tre embrioni, poi guarda caso quasi il 50% dei centri sceglie di metterne solo due. Sarà perché funziona meglio? Sarà perché mettere in un utero uno o due embrioni, come accadrebbe quasi in natura, è meglio che non metterne tre o quattro o cinque? Anche qui catalano, docet. Ebbene, riprendendo questi numeri e facendo due conti, viene fuori quello che ci ha già anticipato Giuseppe Grande, cioè che l'efficacia complessiva, dopo dirò qualcosa sul complessiva, di questa tecnica è pari all'11,52%, cioè 111.364 gli embrioni concepiti, 12.836 quelli nati in braccio. Una percentuale che, se applicassimo a qualunque altra area della medicina, ci verrebbero in assa a far chiudere immediatamente, o no? Se noi in un reparto chirurgico, ginecologico, ortopedico oppure nell'astro unit avessimo percentuali di successo dell'11,52%, io mi auguro che chiunque penserebbe di chiudere un reparto del genere. Qui invece vengono sbandierati con grande enfasi ed efficacia. Ho detto complessivamente, in realtà è sbagliato, perché i 111.364 sono gli embrioni complessivamente creati e dichiarati viabili, cioè quelli che poi potranno essere trasferiti. Non sono contemplati quelli che, come dire, non vengono etichettati come trasferibili, ma che però sono stati concepiti uguale. Ah, ma dice sì, ma anche in natura ce ne sono tanti che vengono concepiti uguali e poi non proseguono. Grazie, ma quella è la natura, qui li facciamo noi. Cioè, è diverso, eh? Anche in natura accadono le morti, però se io vado in giro con Kalashnikov non è la stessa cosa. Quindi attenzione quando diciamo anche in natura il 50, il 60, il 30% di embrioni non raggiungono l'attecchimento. Certo, ma lì è la natura. Voglio dire, è un limite insuperabile oggettivo non legato alla tecnologizzazione umana. Qui invece noi dobbiamo essere consapevoli che creiamo un certo numero di embrioni, ben più di questi 111.000, dei quali 111.000 sono quelli viabili, capite che non è la stessa cosa. Quanto costa? Ci ha già detto Giuseppe, lui ha fatto questo conto proiettivo, io ho fatto una piccola indagine su quello che è il costo medio dei centri di procreazione medicalmente assistita, per ogni applicazione c'è da tener conto di circa 7.000 euro più l'anestesista, più l'eco del pick-up ovocitario, più la somministrazione degli ormoni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, più le visite e le ecografie di monitoraggio della gravidanza, che peraltro si farebbero comunque,
e in molti centri c'è il 3x2, cioè il secondo ciclo costa la metà se è andato male, quindi c'è questa sorta di, come dire, offerta. La nuova frontiera è questa, la nuova frontiera è la gestazione di sostegno o la gestazione per altri, perché chiamarla uterino affitto, madre surrogata è disdicevole. Tra i tanti personaggi dello showbiz, Elton John ci ha deliziato con due bambini nati dal seme, non si sa bene se suo o del compagno, perché hanno fatto una mescolanza, hanno mescolato i due semi, un centrifugato, e poi hanno provveduto a far fecondare degli embrioni scelti da un catalogo di una bella ragazza canadese. Poi l'hanno, dopo selezione, hanno impiantato questi embrioni in una mamma che, siccome la mamma in affitto era andato bene la prima volta, hanno chiesto che fosse sempre lei a fare anche il secondo bambino, perché tutto sommato era una di famiglia in qualche modo, no? Capite la mia ironia su questa famiglia. Comunque va bene, nel nostro paese nella scorsa legislatura abbiamo avuto il lieto evento per Stefano Lo Giudice, che è questo qua, che era un senatore del PD, quell'altro è Nicky Vendola con il suo compagno Eddie Testa. Permettetemi di mettere questa frase di Don Patriciello, il quale a un certo punto dice, scusate, lui è napoletano, cioè campano veramente, quindi con delle assonanze linguistiche col dottor Martino, e dice: il seme sarebbe del signor Eddie Testa, perché in questo caso il seme era di Eddie Testa. L'ovulo è di una donna californiana. La donna che ha portato il grembo per 9 mesi in nascituro è indonesiana. Quindi il bambino avrebbe due madri fantasme e un padre di nome Eddie Testa. Chiedo scusa, ma Nicky Vendola che ci azzecca in questo affare? Ecco, così. Sempre in quel momento di polemiche tra Nicky Vendola, Lo Giudice, il secondo figlio di Elton John, eccetera, Domenico Dolce se n'è uscito con questa intervista su Panorama e ha scatenato il putiferio, perché a un certo punto lui dice, vi tralascio alcuni passaggi, comunque dice: tu nasci e hai un padre e una madre, per questo non mi convincono quelli che io chiamo i figli della chimica, bambini sintetici, uteri in affitto, semi scelti da un catalogo. Un po' brutale, ma insomma mi pare abbastanza realistico. E prosegue: io sono gay, non posso avere un figlio. Credo che non si possa avere tutto dalla vita. Oh, sì, che lui è uno che più o meno, no, possiamo dire che ha avuto tutto dalla vita. Se non c'è, vuol dire che non ci deve essere. È anche bello privarsi di qualcosa. Frase pesante, frase pesantissima. Usando un linguaggio di 50 anni fa avremmo detto forse bisogna fare qualche sacrificio, no, adesso non usa più usare questa parola, ma insomma la vita ha un suo percorso naturale, ci sono cose che non vanno modificate, una di queste è la famiglia. Si è scatenata l'ira di Dio davanti ai negozi col marchio Dolce & Gabbana, c'è stato questo putiferio. Il buon Elton John ha fatto partire questo hashtag boycott Dolce & Gabbana. Peccato che il giorno dopo è stato beccato con una busta di Dolce & Gabbana che usciva da Harrods, e quindi è stata una pubblicità fantastica, ma insomma, a parte quello, vi dico soltanto che 2 giorni dopo Aldo Busi, che tutti conosciamo, se n'è uscito in un editoriale del Corriere della Sera che mi ha lasciato stupefatto, no spiazzato, di più. Io Aldo Busi lo conoscevo come un personaggio, insomma, piuttosto, come dire, anticonformista è un complimento, no? A un certo punto lui dice così: il principio è rinuncia a ciò che non puoi avere se non con uno scarto di coscienza, messa a tacere pur di arrivare al tuo illegittimo scopo di procreare. La scienza è stata inventata proprio perché se ne possa fare a meno. Peccato che solo gli accorti e lungimiranti capiscano che non fa per loro e che le allodole si sentirebbero defraudate nelle stesse viscere senza il loro specchietto del momento, al momento chiamato inseminazione artificiale. Guardate, che venga da quel personaggio e da quel mondo fa riflettere. Quindi se da solo non puoi figliare e ti serve un terzo incomodo per fare i comodi tuoi, è meglio che tu non debba.
Il tutto si ha quando si capisce che l'optimum è avere solo qualcosa, una parte entro un limite, la parola limite è tabù, peggio di mestruazione, tabù peggiore, oltre cui non sconfinare per nessuna ragione o sragione o forzatura. Ancora più di 10 anni fa, quindi siamo nel 2015-2005, quando si discuteva il referendum sulla legge, Aldo Busi si riferisce a quel periodo, scrissi qualcosa sulle adozioni e dissi che sarebbe ora di adottare non solo un bambino, ma almeno anche la madre se tuttora esistente e rintracciabile. Ero favorevole all'adozione da parte di singole persone, non da parte di coppie omosessuali, da parte di singole persone, singole per stato anagrafico, ma almeno inserite nella famiglia di origine, per assicurare una presenza costante al bambino, visto che un genitore adottivo dovrà pure andare a lavorare per mantenerlo. Guardate, una affermazione di buonsenso clamoroso. Ma provavo un istintivo orrore per quegli uomini, allora i più famosi dello show and fashion business, che avevano affittato uteri di donne che si sgravavano e scomparivano. Insulse mammifere di cuccioli separati dalla loro vita e dal loro presente al taglio stesso del cordone ombelicale. Una scelta che a me sembrava frutto di una coercizione e di una violenza di vastissima, insondabile, tenebrosa, funebre profondità. Non vi leggo tutto, andatevelo a cercare, Corriere della Sera, Aldo Busi, 17 marzo 2015. Vado verso la fine. Charlie Hebdo aveva definito, poco prima dell'attentato cui è stato sottoposto, questa situazione una sorta di nuovo colonialismo femminile. Vedete nell'immagine ci sono due genitori o presunti tali uomini, una coppia di maschi omosessuali e una schiava al guinzaglio. Questo è un articolo comparso sul Messaggero di 2 giorni fa, quindi caso, no, come il caccio sui maccheroni in vista di questo, in cui si dice: il giallo delle coppie romane, tutte in Ucraina per partorire. La procura indaga sull'anomalo picco di nascite a Kiev. Dal 2009 sono 250 solo a Roma. Il responsabile dell'anagrafe di Roma ha trasmesso alla procura della Repubblica gli atti. Ha deciso di capire se non fosse un tentativo per aggirare il divieto italiano dell'utero in affitto. Perché è vero che tu puoi andare a fare l'utero in affitto fuori, ma se, come dire, è un evento occasionale eccezionale, l'ordinamento italiano lo tollera pur con sentenze, eccetera. Ma se diventa, come dire, la migrazione, voi capite che non è la stessa cosa. E in questo articolo si racconta anche che il listino per le madri surrogate, il pacchetto VIP costa attorno ai 50.000 euro, per la precisione 49.000, contro i circa 100.000 dollari della California. Quindi c'è una proposta commerciale più allettante, magari anche più vicina a casa. La sintesi finale è: siamo di fronte ad una norma che nei fatti non tutela tutti gli embrioni umani. Abbiamo visto qual è lo scarto. E allora ritorno al tema dell'obiezione di coscienza, perché se è vero che la legge 194, ce l'ha detto il ministro nell'ultima relazione di dicembre pubblicata l'11 di gennaio, ma è datata dicembre 2017, le interruzioni volontarie della gravidanza da legge 194 sono calate a circa 85.000, vuol dire 85.000 bambini in un anno sono stati abortiti volontariamente, qui abbiamo circa 100.000 embrioni che non vedranno mai la luce. Quindi capite che se obiezione di coscienza ha da essere nel primo caso, non vedo perché non debba esserlo nel secondo. Tutela della identità individuale anche se non perfetta. Questo è un tema spinoso, ma la dico come mi viene. La diagnosi genetica preimpianto è un modo per eliminare i bambini malati. Malati quanto? Non sappiamo. Malati come? Non sappiamo. Con quali prospettive di terapia in futuro? Non sappiamo. Di fatto oggi noi consentiamo che attraverso la diagnosi genetica preimpianto nemmeno ci prendiamo la briga di vedere, di studiare le possibilità terapeutiche. Il tema della questione delle origini: chi sono io? Chi è mio padre e mia madre? L'eterologa tutto questo lo bypassa, lo elimina. E la questione delle origini, vedo qui il dottor Mazzini, credo che abbia
tutto un risvolto psicoanalitico, psicologico sulla costituzione dell'io che in qualche modo almeno ci deve interrogare. Il mio professore di psichiatria, che era uno psicoanalista, Leonardo Ancona, scrisse un articolo alla fine degli anni 90, prima della legge, prima criticando se stesso e sconfessando se stesso, che 10 anni prima si era di molto dichiarato favorevole alla procreazione medicalmente assistita, scrivendo questo articolo in cui diceva: i bambini venuti dal freddo pongono a noi psichiatri di scuola psicoanalitica una serie di problemi circa l'origine. Pensate quanto questo debba essere vero anche in tema di eterologa. Da ultimo, la legge, che pur si prefiggeva di tutelare la coppia di soggetti di sesso diverso, ha di fatto oggi trovato, attraverso le sentenze, quindi attraverso il potere giudiziario, quindi di nuovo il quesito ma chi fa le leggi, nel tema della cosiddetta omogenitorialità, ed è uno dei temi che si apriranno rispetto a quello che riguarda l'utero in affitto. Vi ringrazio.